Come sta andando? Cambiamo discorso e arriviamo alle riaperture, tutto ricomincia, dal 3 giugno tutti possono essere vaccinati? Sì, quindi è aperta la vaccinazione. Cioè, spiegami bene, ecco, Ministro, perché la cosa più importante, abbiamo aspettato tanto i fragili, poi gli anziani, gli over 80, i 70, i 60, adesso a giugno, dal 3 giugno è aperta la vaccinazione a tutti, come era stato detto alcune settimane fa, quindi la vaccinazione di massa. È chiaro, bisogna prenotarsi, possiamo vaccinarci direi un po' ovunque, comprese le farmacie. In moltissime regioni le aziende possono vaccinare, alcune aziende, sono almeno 700 quelle che potranno vaccinare, quindi il vaccino arriva, praticamente ti arriva davanti alla porta di casa, basta saperlo cercare, basta prenotarsi e puoi fare il vaccino. Bisogna prenotarsi. Bisogna però. Sempre prenotarsi. Però a volte ci sono anche le strutture aperte, esattamente, no? Dove si quindi può andare. Vi è anche un'alternanza per alcuni giorni, praticamente ormai in quasi tutte le regioni questo sarà possibile, in cui tu vai lì e ti fai il tuo vaccino, magari in giorni particolari della settimana, e quindi raggiungeremo molto presto quei numeri che avevamo promesso fin da marzo-aprile. Anzi, devo dire più che mantenuti, perché mi pare ieri o l'altro ieri 570.000 sì, vaccinazioni in un giorno, si parlava di 500.000, addirittura sono state fatte di più. Quando ci siamo visti l'ultima volta, cioè 2 settimane fa, abbiamo fatto un balzo in avanti di circa 4 milioni e mezzo di prime vaccinazioni e 4 milioni circa di seconde vaccinazioni. Il che significa che è un notevole balzo in avanti che porta ormai a quasi 23-24 milioni, credo che concluderemo fra oggi e domani, 24 milioni di prime vaccinazioni e 13 milioni e mezzo di persone che hanno completato il ciclo vaccinale. Arriverà poi il vaccino anche per le fasce di età più giovani, fra i 12 e i 16 anni, che in questo momento sopra i 16 anni è possibile, sotto i 16 anni no, appena verrà approvato anche da AIFA, l'EMA già lo ha fatto, quindi facciamo un balzo in avanti andando a proteggere la fase tarda adolescenziale e quindi soggetti più giovani, dove può ancora circolare il virus, e quindi andiamo a spegnere la circolazione del virus anche in quella fascia di età. Ho visto tanti ragazzi adesso che dovranno dare l'esame di maturità, no? I cosiddetti maturandi, però ho letto proprio stamattina che 1 su 5 è un po' resistente al vaccino, è così? È così. Più si sposta. 1 su 5 non vuole la dose, ecco, riporta il Messaggero di oggi. Diciamo è abbastanza comune, non è un problema solamente dell'Italia, è un problema anche di altri paesi, anche negli Stati Uniti avviene questo. Dobbiamo avvicinare le persone più giovani alla vaccinazione. Il punto è che andando avanti il virus circolerà sempre meno, lo stiamo vedendo, anche l'R con T è calato e continuerà a calare nelle prossime settimane. È chiaro che i giovani possono dire: bah, il virus non circola più, perché dovrei farmi il vaccino? Bisogna farlo perché il virus lo vinciamo se tutti ci vacciniamo. Peraltro ci sarà il Green Pass effettivo, efficace. Adesso ne parliamo e bene, quindi avere la vaccinazione ti dà anche una maggiore libertà per poter magari accedere. È chiaro che se non fai il vaccino puoi fare il tampone, non è discriminante, non è che devi per forza fare il vaccino, tu puoi fare il vaccino o sei guarito o fai il tampone, però è chiaro che ti dà una sicurezza maggiore e sicuramente libertà di movimento più semplice, anche se vuoi andare all'estero. Da luglio questo Green Pass sarà ovviamente effettivo per tutta Europa, quindi diciamo la vaccinazione è quel percorso per poter riacquisire la libertà individuale in termini di protezione contro il virus e anche sociale, perché protegge anche gli altri. Allora, Ministro, io ho sempre molto apprezzato in tutto questo lungo periodo, perché ormai è più di un anno e mezzo che noi continuiamo a vederci, e ho sempre apprezzato la sua onestà intellettuale. Sempre. C'è qualcosa che si potrebbe fare in più? Certo. Cioè, va tutto bene? Si può va sempre, bene, ecco. Guardi, solamente chi pensa di poter fare sempre qualcosa in più fa il bene della popolazione. Possiamo sempre far meglio, quindi dobbiamo fare autocritica su alcune cose. Il Green Pass entrerà, possiamo migliorarlo per certi versi sicuramente, ma riprenderà ovviamente anche il tracciamento in maniera adeguata, perché sotto la soglia di 50 casi ogni 100.000 abitanti è più facile il tracciamento, quindi diventerà anche più facilmente gestibile il tutto. Dobbiamo sempre vigilare, fare autocritica e migliorarci, e soprattutto ascoltare quelle che possono essere le esigenze di alcune categorie che ancora non vedono la riapertura dietro l'angolo, e magari andare incontro a loro proprio grazie a questo Green Pass, che consentirà progressivamente di tornare a una normalità. Normalità magari con la distanza, normalità con la mascherina, ma diciamo torniamo a vivere.